incidenti sul lavoro sono diventati una vera emergenza sociale e la prevenzione e l'attenzione alle norme di sicurezza restano il rimedio principale. Se ne è parlato nel corso di una conferenza stampa indetta dall'INAIL, che ha illustrato gli strumenti messi in atto dall'Istituto, come ad esempio il bando ISI 2023. Presenterò appunto al Comitato quella che è la relazione programmatica che ci impegneremo a rispettare nel quadriennio prossimo. Diciamo, come comitato cercheremo in questa nostra azione di sostenere quella che è la cultura della sicurezza e della prevenzione. Quindi tutta una serie di iniziative che non dovranno essere viste come una serie di adempimenti burocratici dal lato delle aziende e dei lavoratori da rispettare, ma quindi quella di sostenere un nuovo paradigma come la diffusione della cultura, della prevenzione e della sicurezza come un'opportunità per scongiurare anche eventi preoccupanti. Confrontavo i dati del primo quadrimestre di quest'anno, abbiamo avuto un aumento delle denunce sia di infortuni che di malattie professionali di oltre il 33%, e se rifletto sul dato nazionale che è solo il 4,5%, mi preoccupa. Se poi scendo nel dettaglio, gli infortuni sono aumentati del 9% in Molise rispetto all'1,50% in Italia, ma ancora più preoccupante sono le malattie professionali, dove abbiamo avuto una crescita del 113,26% rispetto a un 26,57% nazionale. Questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che in Molise bisogna investire tanto per cercare di far adottare dei sistemi di gestione della sicurezza del lavoro alle aziende, per dargli i fondi per poter migliorare la sicurezza.